Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava, ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli, infatti, insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Perché era vicino, capiva, ma accoglieva, guariva e insegnava con vicinanza. Quello che un pastore dà autorità o risveglia l'autorità che è data dal Padre è la vicinanza. Vicinanza a Dio nella preghiera. Un pastore che non prega, un pastore che non cerca Dio, ha perso parte. E la vicinanza alla gente. Il pastore staccato dalla gente non arriva alla gente col messaggio. Vicinanza, questa doppia vicinanza. Questa è l'unzione del pastore, che si commuove davanti al dono di Dio nella preghiera e si può commuovere davanti ai peccati, al problema, alle malattie della gente. Lascia commuovere il pastore.